Benvenuti a Vivi Giappone, mi trovo a Korimachi a Fukushima. A parte il casino che c'è perché c'è qualche idol che sta cantando, sono al Festival degli Hamburger qui a Fukushima. Sono stato invitato ufficialmente a fare riprese, a far vedere come funziona. Quindi bando alle ciance, entriamo. Vedete, è lei che fa il casino, porca miseria. Un casino della Madonna. La ragazza hamburger di Fukushima. Qui siamo a uno degli stand, più che altro è lo stand degli hamburger di Fukushima proprio, di Korimachi, fatto con questo goma caramiso col miso al sesamo piccante e maiale, vedete come lo preparano con tanto amore. Questo è il primo hamburger che proveremo in questo tifone che ci sta colpendo tra i denti proprio. Questo hamburger va! Vedete, questa è la tabella con tutti i vari hamburger che ci sono. Come sapete, io amo gli hamburger e questo evento mi fa piacere, soprattutto perché è finanziato, diciamo, quindi questo è anche molto importante. Qui invece siamo allo stand di Miyagi Shikabaga, che è l'hamburger con appunto il cervo. Vedete quanti bei panini stanno preparando col cervo, quindi molto molto interessante. E questo invece è l'hamburger al tonno, guardate che bello pure qua. Pensavo fosse fritto, invece no, c'è proprio l'hamburger fatto col tonno, tutta la salsa. Sembra molto molto buono, questo è veramente ma veramente interessante, ragazzi. Hamburger di tonno, adoro. Bello, bello. Questi invece belli che stanno preparando in questo momento sono hamburger al Gingiscan. Il Gingiscan è un piatto di Hokkaido fatto con la capra, la pecora, scusate, anzi. Infatti questo è il Gingiscan Burger di Zao, del Zao Onsen, quindi delle onsen di Zao. E questo anche è molto interessante, ragazzi. Ah, arrivato Zayman. E qui abbiamo preso un sacco di hamburger, non sono tutti miei, ma tre sì. Quindi abbiamo intanto ancora impacchettati l'hamburger al cervo, l'hamburger alla pecora e l'hamburger al tonno. Vediamo come sono all'interno. Questo è come appaiono da fuori, normalmente hamburger normale sembra, questo è quello al tonno. Ricordiamo che l'hamburger è fatto tutto di tonno, completamente. Questo è quello alla pecora, guardate che bello, con tutto sfilacciato, ma la pecora, comunque questo è hamburger fatto di pecora, niente male come idea. E questo è quello là invece, sono pezzettini di cervo in verità, perché adesso non si riesce a vedere bene. Sono pezzettini di cacciatore, purtroppo sono un po' raffreddato, quindi bando alle ciance, io mangio. This is the best day of my life. Wow! E qui invece non sono hamburger, ma siamo uno stand che fa pizza e che mi hanno chiesto di assaggiare. È uscita. Guardate che bella pizzettina. Questa è con salame e mozzarella, è una diavola praticamente. Quella che uscirà dopo invece vi farà spaventare, secondo me. Ed ecco la seconda che è uscita fuori, questa, ragazzi, è con le mele e il bacon, dovrebbe essere. Ora non so come verrà fuori, ma l'assaggeremo. Vediamo di questa licenza poetica, dai, pizza mele e bacon e anche cipolla. Quindi queste sono le pizze, questa è quella alla mela e questa è la diavola. C'era lo stand, ma la pizzeria in verità utilizza uno spazio ormai inutilizzato purtroppo, di un asilo, perché queste qua purtroppo stanno facendo pochi bambini, con tutto il problema di tutto il Giappone, hanno riconvertito l'asilo in pizzeria, quindi vediamo un po' come sono. Ragazzi, incredibilmente la pizza con la mela e il bacon è buona, cavolo. Ragazzi, è buona, ragazzi. E per concludere, il panino al gelato, che è un po', diciamo, una versione giapponese della brioche congelato siciliana.
Vedete, quindi adesso sto riscaldando il pane, qua c'è il gelatino e vedete c'è il pane al cioccolato dolce appostato, mettono il gelatino precompostato. Oh, vediamo. Magician! Ed eccolo pronto il panino! Grazie! Bello caldo, arrivato! Grazie! E quindi arrivati alla fine, dopo aver mangiato ben 5 hamburger e una pizza, facciamo il punto della situazione, vediamo quali sono stati i buoni per me. Allora, all'ultimo posto purtroppo devo mettere l'hamburger di cervo, in cui c'erano troppe salse e purtroppo non si sentiva il cervo, quindi purtroppo non ha raggiunto i punti necessari per il mio stomaco. Al terzo posto abbiamo l'hamburger di Corimaci, che l'abbiamo mangiato all'inizio con il miso piccante e il maiale. Era troppo dolce secondo me, non so perché, c'era proprio un sapore dolce, probabilmente veniva in verità dal miso e non mi ha convinto. Non proprio male, ma insomma si poteva fare di meglio. Al secondo posto invece, qui c'è completamente molta differenza, il Gengis Khan, l'hamburger al Gengis Khan, l'hamburger quindi alla pecora, molto grande e molto saporito. Purtroppo è stato l'ultimo hamburger che ho mangiato, ero pieno, non sono riuscito a finirlo, ma veramente una bontà. E al primo posto l'hamburger al tonno, perché era proprio buono, 800 yen, ma si sentiva proprio il tonno, veramente ottimo, il migliore di tutti, e vale 800 yen. Menzione speciale perché erano molto simpatici, molto bravi, pieni di energie, per l'hamburger al gelato, che alla fine come idea è carina, è un po' come una brioche appunto al gelato, ma è meglio la nostra brioche al gelato, però a prezzo di impegno. E poi la pizza non era niente male, quindi questa è la classifica personale. Non sono riuscito a mangiare tutti perché morirei, perché sarei morto, ma bella trovata. Peccato per la pioggia che ha rovinato tutto purtroppo, ma sta arrivato il tifone e sarà sempre peggio. E quindi da Corimaci era tutto, questo un bel evento pieno di hamburger, mi sono sfondato, ho mangiato come le madonne, sono benissimo, tutto buonissimo, ma è stato tutto grazie a voi. Ontoni arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Sosotte kurete arigato gozaimashita. Corimaci kite ne. Corimaci ni asobi kite kudasai. Venite a divertirvi a Corimaci. Grazie. Da Vi Giappone quindi è tutto. Iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, commentate. A frappè. Ciao. Ciao.